Un attacco russo ha ucciso almeno 7 persone giovedì e causato diversi feriti a Kharkiv nel nord-est dell'Ucraina, mentre Mosca ha dichiarato di aver preso il controllo di Andriivka nel Donetsk. È stata colpita tra l'altro una grande tipografia dove una cinquantina di impiegati era al lavoro. L'edificio è stato completamente distrutto. L'attacco deve ricordare a tutti che l'Ucraina ha bisogno di 6 sistemi di difesa aerea Patriot dopo quello donato dalla Germania, scritto su X il ministro della difesa ucraino Kuleba. Il presidente Zelensky ha invece dichiarato che il vertice per la pace del mese prossimo in Svizzera sarà l'occasione per restituire a tutti la protezione garantita dalla Carta delle Nazioni Unite, ormai un pezzo da museo, ha detto. Questo mentre l'esercito di Kiev ha colpito nei territori occupati e oltre confine, uccidendo 3 persone. Più a sud, nuovo allarme alla centrale nucleare di Zaporizhia che a causa di un cortocircuito dipende ora da un'unica linea elettrica, quella di riserva. È una situazione che mette a rischio la sicurezza della centrale, secondo l'Agenzia Atomica Internazionale.